Capitano, siamo qui col capitano Pirato. Innanzitutto complimenti per l'ordigno che è stato esploso. Come è avvenuta l'esplosione e le fasi per arrivare al brillamento dell'ordigno ritrovato qui a Salerno? Allora, guardi, dopo le operazioni che avevamo già pianificato per la giornata odierna, abbiamo verificato che ci fossero le condizioni per poter procedere al brillamento. Quindi dopo l'operazione di spostamento, con l'attrezzatura che avevamo appositamente realizzato in collaborazione con anche le ditte che lavoravano sul posto, abbiamo avuto la possibilità di coprire, quindi terminare il terrapieno a distanza, quindi evitando quella fase di 144 ore che era necessaria per procedere poi al brillamento che era previsto per la settimana prossima. In questa maniera quindi abbiamo accorciato i tempi e concluso tutta l'attività in una sola giornata. Capitano, ancora una volta l'esercito in primo piano, l'impegno dell'esercito per gli ordigni, non solo la Campania ma anche la Calabria, quotidianamente impegnato il 21esimo reggimento guastatori di Caserta. Esatto, noi quotidianamente siamo impegnati nella rimozione di ordigni, il nostro impegno è praticamente giornaliero, basti pensare che già dall'inizio dell'anno fino ad oggi sono stati distrutti più di 400 ordigni in oltre 100 interventi, che quindi vedono il reggimento, il 21esimo reggimento Genio Guastatori protagonista in questa attività che come dicevo appunto è quotidiana. Michela, ti mando la linea e un saluto ai nostri telespettatori.